Il governatore Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sono soltanto gli ultimi amministratori che hanno subito atti intimidatori, nella fattispecie con scritte apparse all'ex ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ma è soprattutto sul web che accadono questi fenomeni. Nel 2021, secondo i dati del Viminale, sono cresciuti del 15% in tutto il paese. Più del 20% delle aggressioni si verifica sui social. La Toscana, per episodi di questo tipo, è undicesima fra le 20 regioni. La pandemia ha inferocito un po' gli animi, gli episodi e il crescendo di cui lei accennava è in gran parte legato proprio a queste dinamiche, i no green pass, diciamo, tutta questa area, diciamo, del vaccino non vaccino o del green pass no green pass, che ha acceso davvero un po' oltre ogni limite, oltre ogni riga. È un fenomeno davvero da tenere sotto controllo. La pandemia, i Novax l'hanno aumentato, anche noi abbiamo avuto attacchi Novax su questo, però abbiamo da tenere sotto controllo, perché l'amministratore pubblico da questo punto di vista va tutelato, quindi l'amministratore pubblico è un rappresentante di tutta la collettività. Per combattere tutto questo è stato creato l'Osservatorio Nazionale sul fenomeno e si è consolidato il rapporto tra sindaci e prefetti, e chissà che un giorno non possa aumentare la diffusione dell'identità digitale per accedere ai social. Direi che sicuramente alcuni media potrebbero adottare metodi e sistemi che non privilegino l'anonimato, ma che garantiscano la possibilità di poter risalire agli autori degli interventi.